ritrovati con Piave TV e ben ritrovati con l'appuntamento dal titolo Verso le amministrative 2023. Stiamo parlando di San Donà di Piave e delle elezioni di maggio, del prossimo maggio. Parleremo di coalizione, di programmi e di candidati. Oggi siamo in compagnia di Alberto Schibuola, che è segretario della Lega sezione San Donà di Piave, ma che oggi qui parla con noi come candidato alle amministrative di San Donà, appunto. Allora, medico, già assessore del comune di San Donà di Piave per ben due mandati, porterà anche lui la sua esperienza nell'eventualità dell'elezione come amministratore pubblico a San Donà di Piave. E allora, come si approccia questa nuova avventura? Sì, io sono candidato per la coalizione di centrodestra, che finalmente, e sottolineo finalmente, ha trovato l'unità, perché i cittadini sanno che nella precedente tornata elettorale proprio è stato questo l'elemento che ha principalmente determinato la perdita della nostra coalizione, che non siamo riusciti a diventare noi gli amministratori di questa città. Questa è la cosa più importante. Noi rappresentiamo tutti insieme la coalizione di centrodestra della città e noi siamo convinti che San Donà di Piave da sempre il suo elettorato è principalmente di centrodestra e finalmente vogliamo trovare la omogeneità di questo nostro elettorato. E noi sosteniamo fermamente il candidato Alberto Teso, persona concreta nella quale noi crediamo e con la quale siamo sicuri vinceremo. Una azione la sua, che quindi sarà ben consapevole delle esigenze della città. E allora, quali sono nel programma i temi che secondo lei sono più importanti? Secondo noi la cosa più importante è quella di far tornare San Donà di Piave la città veramente referente di questo territorio, referente del Veneto orientale. Noi siamo la città più importante, più grande, anche dal punto di vista, oltre che politico, anche economico. E questa è una cosa che è mancata assolutamente in questi ultimi 10 anni, cioè la consapevolezza che San Donà di Piave deve essere il centro del Veneto orientale. Questa è la cosa della quale io credo più fermamente, assolutamente. Bisogna lavorare per questa cosa. Bene, l'importanza della centralità di San Donà di Piave, secondo lei, attraverso quali progetti principali si può declinare? Noi come amministrazione avevamo sempre contato molto sulla bellezza della città, perché una persona viene a abitare qui a San Donà anche per la bellezza, poi viene ad abitare qui perché c'è la facilità degli spostamenti, quindi la viabilità è importante, viabilità allargata è importante, e poi perché facilmente riesce a fare le sue attività, che possono essere attività di tipo commerciale, attività di tipo industriale. Un altro elemento fondamentale attrattivo è quello della sicurezza. Io sono stato assessore alla sicurezza per tutti e due i mandati, quindi conosco molto bene questa cosa. E secondo me cos'è mancato principalmente in questa città in questi ultimi 10 anni? Una consapevolezza di quelle che sono le necessità per la sicurezza della città. Prima di tutto bisogna aumentare l'organico della già presente Compagnia dei Carabinieri. Secondo, aumentare l'organico della polizia urbana. E terzo, che io però considero più importante, aumentare anche la videosorveglianza. I cittadini di San Donà di Piave sanno che io sono il padre della videosorveglianza qui a San Donà di Piave. Quindi ci tengo particolarmente proprio per questo. E questa deve essere assolutamente aumentata, sia dal punto di vista numerico che dal punto di vista tecnologico. La vostra lista sostiene anche in particolare uno slogan per la quale si caratterizza. Facciamo rinascere San Donà di Piave. E questo richiamo al rinascimento è fondamentale, perché è la cosa che è mancata a San Donà di Piave, cari cittadini, e che noi vogliamo invece che ritorni a San Donà di Piave. Rinascimento inteso in che senso? Nel senso che è mancata una visione territoriale per San Donà di Piave. La cosa che io proprio più mi ha indignato, e uso questo termine, in questi anni, è proprio la mancanza di una visione territoriale. Un amministratore, un sindaco che non ha una visione territoriale per la propria città, ma pensa solo a quelle che io chiamo le minutaglie,
secondo me non è all'altezza. Un vero sindaco deve avere una visione territoriale, se vuol veramente far valere i suoi cittadini e la sua città, la sua città. Dunque, prima parlava di territorialità, ma per entrare nel merito, che cosa intende per favorire la territorialità per la città di San Donà di Piave? Come dice il termine territorialità, si intende una collaborazione stretta con quelli che sono i comuni della nostra zona, in particolare con i comuni del litorale. Poi noi abbiamo una grande risorsa a noi vicina, che ha dato anche il nome alla nostra città, abbiamo il Piave. Il Piave è una grande risorsa che deve essere sfruttata anche dal punto di vista economico. Il Piave è bello, il Piave è bellezza, e torniamo anche al discorso di prima della bellezza. Dobbiamo sfruttare questa bellezza e noi anche su questo abbiamo le idee chiare. Veniamo ora alla lista e le chiedo qual è il tema che la caratterizza e l'argomento per il quale il cittadino dovrebbe scegliervi. Noi reputiamo di essere una lista che ha le idee chiare. Noi sappiamo cosa vogliamo e sappiamo cosa vogliamo proporre al cittadino. Io ho già detto in questa intervista già quelli che sono, secondo me, secondo noi, i punti fondamentali. Aggiungo questo. In questi 10 anni sono state trascurate le frazioni. Le frazioni sono un elemento fondamentale per noi, perché non esiste solo il centro. Ma esistono le frazioni, mancano i collegamenti con le frazioni, sono state troppo trascurate. Una delle prime cose che faremo sarà quello di lavorare per le frazioni. E dopo questa attenzione alle frazioni, le chiediamo quali sono i prossimi appuntamenti che avete in previsione. Abbiamo già sviluppato un importante calendario di incontri che terranno proprio conto delle esigenze delle frazioni. Noi intendiamo battere a tappeto le frazioni per valorizzarle sempre di più. Quindi per noi sarà una particolare attenzione per le frazioni. Poi noi abbiamo già una nostra sede che in questo periodo, come è già successo anche nel tempo passato, sarà aperta e a disposizione di tutti i cittadini che vorranno venire. Si trova in via Cesare Battisti, numero 54, strada principale che voi presumo conoscete tutti. Bene, e su questo bellissimo concetto di bellezza che è stato menzionato all'inizio di questa nostra chiacchierata e conclude questa nostra chiacchierata, noi salutiamo Alberto Schibuola, già ex assessore del Comune di San Donà di Piave e attuale segretario della Lega Sezione di San Donà di Piave. Noi ci vediamo prossimamente, sempre per la rubrica Verso le elezioni, e non mi resta che salutarvi. Arrivederci. Arrivederci.